La cascina, io l'ho vista con gli occhi di una bambina di 3 anni. Dicono che i bambini dimenticano, invece non è vero, non dimenticano. La cascina allora era tutta abitata, non da contadini, anche se era in mezzo a terreni molto grandi che prendevano da Corso Orbassano e arrivavano fino al Gervido. Tutti questi prati erano nostri in tutti i modi. D'inverno si faceva lo sci sulla neve. I fiumi, quelle che allora chiamavano bialere, si gelavano completamente. Allora straripava l'acqua e creava dei campi di ghiaccio dove noi facevamo le scivolate. E lì dove adesso c'è l'angolo della cascina c'era un ippocastano enorme ed era il centro di raccolta dei nostri giochi, d'estate ci riparava dal sole. Io lo vedevo grande perché con gli occhi di bambino vedi sempre grande. Le sanguisughe, le ranocchie, tutti animali che vivono in acque assolutamente pulite. Gli ortolani lavavano le verdure in queste acque prima di portarle ai mercati generali, perché questa era una zona di ortolani. L'associazione Acume è nata qui a Miraflori Nord per raccogliere la memoria locale, cioè per far parlare le persone attraverso quello che la memoria può lasciare. Conoscere il passato per migliorare nel futuro. Il fatto di raccogliere questo materiale ha creato dei fili un po' sul territorio, no? Ha creato un po' questo interesse, sia per le persone che magari già abitavano in questa zona e che quindi hanno questo vincolo legato al loro passato, ma anche per persone che comunque qui non abitavano, ma che sono venute curiose e interessate di capire come questo territorio è cambiato. La gente dagli anni 50 ha iniziato ad avere magari la piccola macchina fotografica, la passione per questo nuovo mezzo. Da quel momento in poi abbiamo potuto raccogliere da privati, ecco, più che dalle istituzioni. Ecco, sì, istituzioni l'archivio hanno... Fiat ci ha dato parecchio materiale, sì. Che risale effettivamente forse quello più antico, diciamo, negli anni 30, sì. 40. Questo patrimonio appunto noi l'abbiamo documentato, censito, anche questo come appunto le documentazioni orali e quant'altro abbiamo trovato andrà ad arricchire il nascente ecomuseo della cascina Roccafranca. Beh, lo spazio c'è già, tu l'hai anche visto. Lo spazio c'è già ed è bellissimo. Uh-huh.
si sognava la guerra, si sognava lo sbarco. Si ripetevano un po' le scene che i nostri padri leggevano sul giornale. Siccome non c'era radio e non c'era la possibilità di avere notizie dai figli che erano in guerra perché non potevano scrivere certe cose, allora leggevamo sul giornale. Quello il giornale ci faceva passare. Sentivo mio papà che leggeva il giornale, ma poi parlava con mia mamma perché erano bugie. Il giorno della dichiarazione di guerra tutti inneggiavano come si era inneggiato a Roma il pomeriggio quando Mussolini fece la dichiarazione. Mia madre aveva già preparato la borsa con tutte le medicine, un po' di zucchero, un po' di provviste di prima necessità. E mio padre diceva, ma va, cosa prepari lì? Non dura più di un anno, 6 mesi, figurati. Alle 10 dormivo tranquillamente e sentiamo un rumore enorme di un aereo bassissimo. Da quella sera lì, io come bambina non ho più dormito. Thank you.